Ciao amici, benvenuti nello spettacolo del gaming. Oggi parleremo su pagare online per giocare ancora sulle console. Rubrica dove trattiamo fatti di cronaca dei videogame in modo costruttivo, argomentato, in modo critico e alcune volte in modo provocatorio e anche in modo ironico, con l'obiettivo di sentire la vostra nei commenti. Iniziamo subito. Oggi non ho nessuna intenzione né di attaccare Sony, né Nintendo, né Microsoft. Oggi sarò buono. Voglio però introdurre un argomento che da parecchio tempo sulle pagine social e persino anche sulle altre redazioni più grosse di noi, tipo Multiplayer.it, hanno parlato di giocare online su console dove praticamente si paga ancora un abbonamento e vorrebbero praticamente alcuni utenti che questa possibilità diventi gratis. Un nostro iscritto chiamato Dario. Adesso non dico il cognome per via di privacy, ma diciamo solo il nome. Dario ci ha fatto anche lui giustamente una domanda legittima. Ma secondo voi su console in futuro si potrà giocare online gratis come su PC? Ci sarà la possibilità che questa cosa diventi gratis e non bisogna pagare un abbonamento? Purtroppo noi non abbiamo potuto dare una risposta affermativa perché le aziende ancora oggi ci fanno ancora pagare un abbonamento per giocare online. Allora, siamo sinceri, questo è un problema che molti utenti vorrebbero che si risolvesse. Vorrebbero che le console offrano la possibilità di giocare ai giochi online, tipo Call of Duty, Diablo 4, altri titoli dove richiedono una connessione obbligatoria, dove si può giocare tranquillamente senza pagare un abbonamento del PSN o del Game Pass. Ragazzi, parliamo giustamente. Allora, i titoli che vengono immessi nel Game Pass del PSN sono giochi dove noi possiamo giocare senza spendere 80 euro. E ci sta. Si paga un servizio, dentro c'è questo catalogo di questi giochi e noi possiamo giocare a lancio questi titoli. Però naturalmente ci sono giochi che non sono dentro in questo catalogo dove noi andiamo a pagare. Ad esempio, non so, 9,90 euro al mese possiamo giocare questi titoli nel catalogo. Ma ci sono giochi come Call of Duty, dove purtroppo bisogna tirare fuori un sacco di soldi al lancio. Ad esempio, 60 o 100 euro a botta per il gioco. Io dico 100 euro perché magari prendete la Collector Edition. Più l'abbonamento del pass del PSN da 60 euro ai 100 euro. Insomma, si arriva a pagare quasi un 200 euro circa. E poi dopo c'è la bolletta per la linea telefonica e più anche il costo per giocare online che è incluso dentro nell'abbonamento. Insomma, sono un sacco di soldi se noi facciamo i conti di quello che noi andiamo a spendere. Da Sony e Microsoft sono nati abbonamenti appunto col PSN e Game Pass che offrono, diciamo, questi contenuti. A parte che poi il Xbox Gold verrà sostituito il 14 settembre 2023 col Game Pass Core che è un mini pass Ultimate. Però il discorso è questo, ok, io accetto di pagare un abbonamento con dentro i giochi nel catalogo, posso giocare senza spendere 80 euro, però alcune volte alcuni giochi non sono inclusi in questo catalogo, mi tocca per forza tirar fuori 80 euro. Ad esempio Call of Duty non è mai entrato nel Game Pass e nemmeno del PSN, quindi si paga bei 100 euro a botta, se poi aggiungiamo anche DLC, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel costo, come vi ho detto prima. E avere la possibilità di giocare gratis su console, come succede su PC, sarebbe almeno secondo me, e anche secondo molti utenti che stanno chiedendo, sarebbe un'ottima cosa. È una cosa che purtroppo non c'è una risposta, perché qui ovviamente viene a domandarsi questo: ci sarà la possibilità in futuro? Io vorrei dare una risposta affermativa, ma purtroppo non posso, perché stiamo parlando di aziende come Sony e Microsoft, dove puntano al guadagno e dubito che metteranno gratis la possibilità di giocare online. Però non si sa, non è detto che magari in futuro le aziende Microsoft e Sony e anche Nintendo, visto che anche Nintendo ha messo un abbonamento per giocare online, non è detto che magari fanno marcia indietro, magari dicono sì, dai, va bene, pagate un abbonamento per i titoli che giocate nel catalogo, sì, dai, il giocare online lo mettiamo a gratis e sarebbe un'ottima roba, ma purtroppo per il momento non c'è nessuna conferma che sia Microsoft, Sony, Nintendo vogliono mettere il gioco online. Ed è un peccato perché
veramente, ok che qualcuno nei commenti mi dirà, vabbè, ma Marco ci sono, c'è la soluzione, ci sono i free to play. Sì, ok, i free to play non richiedono l'abbonamento, si può giocare senza problemi, però ragazzi, molti giocatori vorrebbero Diablo 4, vorrebbero giocare online con Call of Duty, tolto Warzone che è la modalità Battle Royale gratis di Call of Duty, ma le modalità classiche tipo dritta match a squadre che sono dentro nel gioco completo, quello purtroppo devi pagare l'abbonamento e la cosa storce un po' il naso perché sono un sacco di soldi che vanno via, specialmente con la crisi che c'è adesso. Non so, ragazzi, vedremo in futuro. Secondo voi metteranno questa possibilità oppure no? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo Spettaculess del gaming. Spero che vi sia piaciuto, che voi, come vi ho detto prima, fatemi sapere nei commenti una vostra opinione. Se volete andare giù di brutto, andate giù di brutto, non vi preoccupate. Questo Spettaculess permette libertà di parola senza peli sulla lingua. Per il resto, niente, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto dall'uomo misterioso delle Lady Blue, dal vostro amico Bombe e ovviamente dalla nostra mascotte Pablo. Ciao a tutti, bye bye.